Ceffo per un giorno, sono i detenuti del carcere di Contrada Balati a Gela che, dopo aver preso parte ad un progetto di gastronomia realizzato dall'associazione Gli Amici di Antifemo ed Entimo, presieduta da Franco Città, hanno preparato ieri un pranzo di beneficenza, un menù realizzato con i prodotti tipici della nostra terra. Il progetto ha coinvolto 10 detenuti. Questo progetto archestrato si rifà allo scopo della nostra associazione, Gli Amici di Antifemo ed Entimo, che è quello di valorizzare i beni patrimoniali della nostra città, fra cui le eredità immateriali, e quindi la gastronomia, la cultura gastronomica gelese è fra questi. Quindi il progetto è stato proposto ed approvato. E quindi realizzato a partire dal mese di giugno. L'iniziativa si è realizzata grazie alla collaborazione dello chef Toto Catania. Il ricavato sarà devoluto all'associazione AIRC, presieduta a Gela, da Graziella Condello. L'aiuto alla ricerca è un punto importantissimo. Poi io reputo questa iniziativa particolarmente importante per la sede dove si svolge e per le finalità che ha, perché noi dobbiamo pensare anche a queste persone che si trovano in condizioni di difficoltà e coinvolgerle nella gestione di un pranzo, reputo un'idea eccezionalmente buona. Presenti ieri numerose autorità civili, militari e religiose. Si parla tanto di rieducazione, si parla tanto di rendere appunto veramente il messaggio ai detenuti in maniera positiva e di appunto rieducarli. Ma spesso diciamo, è difficile concretizzare queste iniziative, questa apertura, la presenza delle istituzioni, mi pare veramente la risposta migliore che si possa dare, perché dobbiamo sempre ambire proprio al reinserimento dei detenuti nella società civile, veramente rieducarli, riabilitarli, quindi penso che queste siano delle manifestazioni più belle e veramente concrete, ecco, non solo fatte di parole, ma di segni tangibili. Il direttore del carcere di Gela, Gabriella Di Franco. I detenuti sono entusiasti. Prima, durante il progetto, ho avuto queste varie evoluzioni. La prima fase era solo legata a loro, insegnare come si cucina, riscoprire i cibi del passato, anche i gusti del passato. E poi dopo abbiamo capito che si volevano anche scommettere un po' nel cucinare. E poi abbiamo pensato ai commensali e poi, siccome facevamo prevenzione alla lotta ai tumori, abbiamo trasversalmente legato tutte cose: cibo sano, cibo riscoperto e speriamo contribuire alla prevenzione alla lotta ai tumori.